Ciao Fefe. Ciao caro. Allora, ciao Fefe. Questo lo riconosci, Vincenzo? Assolutamente. Ragazzi. Mancino di Dio. Mancino di Dio. Senti Fefe, so che a caldo è difficile parlare senza emozione, ma insomma questa è stata una cosa grandissima, no? Una cerimonia del genere con le chiavi della città. Hai detto che è alla pari della gioia che hai provato. Sì, di una consegna di una medaglia d'oro che, come ho detto, anche lo dedico a tutti gli amici di Squinzano. Ma come hai fatto in un mese a rivoluzionare una squadra che aveva fallito le Olimpiadi? Non lo può dire, no? E a portarla lì? Ma come hai fatto? È stato un miracolo? Due un miracolo non si può dire. Un miracolo vero è stato. Diciamo che è stato oggettivamente un'impresa sportiva, perché in poco tempo, con un cambio generazionale, vincere un europeo, che è complicatissimo perché le migliori squadre al mondo, la maggior parte sono europee, e senza perdere una partita, è stato qualcosa di eccezionale. Diciamo che abbiamo sfruttato bene il tempo che avevamo, se vogliamo chiuderla poco, però ci sono stati diversi fattori che hanno accelerato la qualità dei ragazzi, il lavoro che abbiamo fatto con lo staff, quindi un po' di cose. Che Romano e Micheletto possono ripetere le imprese di Gianni e Zorzi, o Bernardi, sono i nuovi Gianni e Zorzi? Queste sono tutte cose da conquistarsi, è difficile, secondo me, anche fare paragoni con quell'altra nazionale non è corretto. Questi sono ragazzi che hanno qualità, le hanno dimostrate, però poi bisogna ricominciare e ridimostrare ancora. Sai che io ti ho sempre portato fortuna, e l'ultima intervista quando stavi tornando da Roma, neocommissario nazionale, adesso ti dico forza con il mondiale. Va bene, ci ricorderemo.